Banca ha deciso di aderire all'alleanza essenzialmente per due motivi. Il primo è il radicamento sul territorio. Infatti, la nostra società è stata fondata circa 30 anni fa da due imprenditori bresciani e pertanto per noi poter aderire a un'iniziativa che valorizzi il patrimonio artistico bresciano è un onore. Il secondo motivo è che ci ha convinto il piano strategico della fondazione, che ha una progettualità ben definita nei tempi e nei metodi. E questo è l'approccio che costituisce da sempre le linee guida dell'azienda, ora banca. Gruber crede molto nel fare bene, secondo processi snelli ed efficienti. E questo è il principio ispiratore del progetto a cui ci stiamo dedicando con particolare attenzione in questo periodo, ovvero l'offerta di servizi che favorisca l'erogazione di liquidità alle piccole e medie imprese. Se pensiamo pertanto al tessuto produttivo bresciano, riteniamo in questo modo di poter dare il nostro contributo e un supporto reale al territorio. Oltre a sensibilizzare il nostro staff interno, abbiamo intenzione di organizzare dei momenti di incontro con i clienti istituzionali e i partner storici che prevedano la visita ad alcune delle location della fondazione e perché no anche organizzare degli eventi nel Museo Santa Giulia. In questo modo potremmo far conoscere i tesori bresciani a persone che provengono dal resto d'Italia e anche dall'estero.